Siamo già in piena raccolta differenziata, tant'è vero che Messina ormai è sul podio della soglia del 40%, una performance incredibile alla quale probabilmente in tanti non ci credevano, considerato il fallimento della prima partenza. Oggi, rispetto anche alle altre città metropolitane, ci siamo distinti perché, nonostante la crisi del sistema, nonostante la carenza degli impianti per lo smaltimento dell'umido in particolare, Messina Servizi è andata avanti e devo ringraziare ovviamente il consiglio d'amministrazione e tutti gli operatori di Messina Servizi e il management di Messina Servizi. È un risultato di tutti e ovviamente questo risultato non si poteva avere se buona parte della città non accettava questa conversione di civiltà. È ovvio che c'è ancora una parte che, come definiamo in gergo, vogliono continuare a fare i lordi. Ovviamente, ora che abbiamo completato questa fase, ci concentreremo esattamente per fare la guerra a questa piccola parte della città che vuole sporcare il risultato che abbiamo raggiunto. Qualcuno sostiene che effettivamente in una città come Messina senza un termovalorizzatore non si poteva avere la differenziata. Beh, noi termovalorizzatori, termoutilizzatori e varie denominazioni che anche il presidente Musumeci si va inventando, li dovevamo già ipotizzare molti anni fa, anche perché nei termovalorizzatori in ogni caso non ci può andare l'indifferenziata tout court. Si può immaginare quando c'è una raccolta differenziata spinta. Ecco, la città di Messina si candida a questo. Oggi c'è questo problema, tant'è vero che noi portiamo l'umido sostanzialmente al nord, tra poco forse all'estero, perché ora che aumenterà la raccolta differenziata ci sarà il problema del conferimento. In questo momento purtroppo i messinesi, nonostante siamo virtuosi, pagano quasi il 50% in più per lo smaltimento dell'umido, grazie all'inerzia della regione siciliana.